Buonasera a tutti, grazie di essere intervenuti a questo che è il secondo incontro del secondo ciclo di presentazione dei libri della ragione che la Società della Ragione insieme in collaborazione con l'IS di Braccio di Ferrara, che la ringraziamo ancora una volta per l'ospitalità, organizza per parlare in modo ragionato di alcuni temi che sono cari alla nostra situazione. Quello di oggi pomeriggio è un tema, quello della cannabis terapeutica, sul quale anche Ferrara ha fatto varie iniziative giusto il momento scorso in occasione del tentativo di approvare la legge sulla cannabis terapeutica, dove mancava l'ultimo scoglio del Senato, abbiamo fatto l'iniziativa per Ferrara rivolta alle forze politiche. Ci ritorniamo con un libro che è Cannabis di Fabrizio Dentini, che ha il pregio di partire dai principali protagonisti delle storie di cura, che sono i pazienti. Fabrizio raccoglie direi 63 storie di pazienti che in questi anni in tutta Italia, nonostante i problemi che poi vedremo nel corso della presentazione, sono riusciti a trovare sollievo, trovare cura alle proprie malattie grazie alla cannabis terapeutica. La cannabis terapeutica è utilizzata in Italia ufficialmente dal 2007 grazie all'allora ministro Turco, poi sono stati ulteriori interventi legislativi fino ad arrivare a dicembre dello scorso anno all'approvazione di quello che io ho sempre definito lo stralcetto Miotto, ovvero lo stralcio dello stralcio della legge che è stata presentata dall'intergruppo per la cannabis legale, uno stralcio che aveva stralciato, scusate, ripetizione dal progetto di legge più complessivo di regolamentazione legale della cannabis, le norme sulla cannabis terapeutica. Di quel testo, che contava 10 articoli, ne sono stati inseriti 4 all'interno del decreto fiscale. Sono stati inseriti 4 articoli importanti comunque, nel senso che viene definita la cannabis terapeutica una cura che deve essere sostenuta dal Servizio Sanitario Nazionale. Oggi noi tuttora viviamo con legislazioni che sono differenti da regione a regione, ci sono regioni come l'Emilia Romagna in cui per alcune patologie la cannabis è carico del servizio sanitario regionale, altre regioni che non hanno alcuna normativa in tal senso, per cui i pazienti se vogliono curarsi con la cannabis devono sostenere l'intero costo. Purtroppo non è stata approvata, nonostante non fosse certamente rivoluzionaria, la legge nel suo complesso, perché comunque quella legge innanzitutto toglieva tutta la regolamentazione attuale della cannabis terapeutica, che è regolata da altri tipi ministeriali, dall'area del non essere legge dello Stato, per cui dalla possibilità da parte di qualunque ministro di modificarne modalità e volendo anche di impedirne l'uso. Dall'altro, quella legge nelle parti in cui è stata dello Stato ha inserito altre due particolari indicazioni. La prima è quella della possibilità di effettuare corsi di aggiornamento e formazione nel servizio pubblico rispetto alla cannabis. Uno dei tanti problemi che hanno i malati oggi è quello prima di tutto di trovare un medico disponibile
ad affrontare la terapia con la quale si stanno confrontando con la cannabis terapeutica, in particolare nel sistema pubblico. È uno spazio, quello del anche dello stigma, quindi, ancora collegato alla pianta canapa e a chi si cura con la cannabis, è un problema difficile da sopportare. Un'altra questione che è stata in qualche modo che quasi è intervenuti tramite lo strancetto di otto è stata quella della produzione. Noi in Italia siamo uno dei pochi stati europei che produce cannabis terapeutica al momento in quantità minimali. Con quella legge non solo si sono stati dati dei frutti, purtroppo vediamo ancora gli effetti all'Istituto Farmaceutico Comunitario di Firenze, che ha aumentato la produzione da 100 kg previsti ai 300 kg che dovrebbero a regime produrre il nuovo server, che però sono ancora tutte aspettano di essere aperte. Dall'altro si è prevista la possibilità di autorizzare il soggetto di terzi a fornire all'Istituto Farmaceutico Comunitario la cannabis prodotta da privati autorizzati. Con le associazioni a gennaio scorso, vista l'approvazione di questo piccolo intervento legislativo, ma stante un problema drammatico per i pazienti, che è quello di intervenire la cannabis, perché pur prevedendo l'aumento di produzione dell'istituto farmaceutico, pur aumentando in modo curiosamente minimo le importazioni dall'estero, la cannabis già da gennaio ha cominciato ad essere trovabile in Italia. C'è una sottostima da parte delle regioni, poi Marcella e Capaterra, spero anche Giulio Direttore che ci raggiungerà, ci parleranno anche di questo, ma c'è un problema di sottostima delle importazioni dall'estero, nel senso che i limiti che sono imposti sono tali da rendere impossibile il soddisfacimento della domanda, che è in crescita esponenziale da molti anni, dei pazienti. Ho dato anche Giulia, il direttore. Per questo le associazioni a gennaio hanno fatto una richiesta al governo, peraltro il governo è ancora in casa, di intervento possibile alla legislazione vigente rispetto alla cannabis terapeutica. Una di queste era appunto l'importazione d'urgenza di farmaci in modo da sopperire immediatamente alle richieste da parte dei pazienti, la promozione di studi sulle proprietà terapeutiche della cannabis. Oggi c'è stato, forse ancora in corso, una riunione di Milano, un incontro sulla cannabis terapeutica con farmaco, lasciamo di altre posizioni del Mario Negri, mi pare che venisse evidente anche là che uno dei problemi è che non vi è ancora una ricerca scientifica solida, perché la proibizione è impedito di fare studi che permettano di verificare sviluppare dal punto di vista clinico le proprietà terapeutiche della cannabis. Per cui promuovere tra i clinici, anche a partire dalla produzione nazionale che si fa all'Istituto Farmaceutico Comunitario di cannabis standardizzata, il promuovere, come detto, i corsi di formazione per tutti gli operatori del settore, nonché l'informazione pubblica per la cittadinanza, concorrere alla revisione critica
due settimane in corso da parte dell'OMS e avviare finalmente la confessione a catena della produzione di cannabis. Oltre a questo, annullare le sanzioni amministrative, visto che un farmacista è per pensare le sanzioni amministrative che molte farmacie, in pari 8, hanno subito in questi anni, solo per il fatto di aver preso noto che, nelle proprie attività si faceva anche attività di fornitura di preparazione galeniche a base di cannabis, e ultima ma non ultima, smettere di perseguire inutilmente coloro che di fronte alla propria necessità autocoltivano la cannabis per l'uso della terapia. Queste sono richieste che ovviamente immaginavamo, pur essendo assolutamente ragionevoli e fattibili, anche al governo in scadenza e alle amministrazioni vicende sono cadute. Nel voto, l'incontro di oggi potrebbe essere anche un modo per stimolare le forze politiche rispetto a quello che sarà, non sappiamo ancora se e come, quando ci sarà un nuovo governo, appunto a riprendere questa che è una partita che è tutt'altro che chiusa, soprattutto per i malati. Io mi fermo qui, vi presento gli ospiti che sono qui con noi, insieme a Fabrizio che è qui alla mia sinistra, sono Giulio Di Bertoni, consigliere regionale per il Movimento 5 Stelle, Marcello Zappaperra, consigliere regionale per il Partito Democratico, e Paolo Peruffo, consigliera comunale invece per Forza Italia. Io mi svesto dalla mia giacchetta di presentatore, sono anche consigliere comunale, indipendente per Sinistra Italiana, in questo modo abbiamo più o meno rappresentato l'intero arco costituzionale. Io lascerei la parola prima a Paola, anche perché poi deve lasciarci presto, per cui darei a lei per prima la possibilità di interloquire sul libro e sulla situazione, che lei conosce peraltro personalmente e professionalmente se non farmacista. Buonasera a tutti, saluto il collega che vedo in fondo che è qui, che ha la farmacia a San Carlo e che è uno dei due dispensatori in tutta Ferrara della cannabis, perché oltre a lui c'è anche la farmacia comunale di Portamare, ma credo che senz'altro lui sia quello che lavora maggiormente in questo settore, ha sempre fatto il preparatore, e questo gli va dato un grande merito, perché purtroppo per quanto i colleghi tendano a negarlo, il farmacista tra le sue caratteristiche avrebbe anche quella di essere preparatore, okay? Ma purtroppo appunto questa è una di quelle caratteristiche che si è persa. Lo dimostra il fatto che in tutta Ferrara provincia abbiamo due farmacie che sono in grado di dispensare la cannabis terapeutica. E io, avendo la farmacia in provincia di Rovigo, vi posso appunto dire che in provincia di Rovigo abbiamo due farmacie che dispensano, e una è a Rovigo e un'altra a Castelmassa. Voi capite bene che rispetto a un'ampiezza così vasta sia del territorio ferrarese che del territorio veneto, mi sembra quasi di stare a parlare cioè dei fiori che sbocciano a primavera, perché quando ci sono delle difficoltà così grandi nel poter rifornirsi di questo prodotto, è chiaro che c'è una resistenza generale all'utilizzo di questo prodotto stesso. Voi sapete che il sistema farmaceutico è una cosa che voglio sottolineare, che trovo veramente inaccettabile, e che ogni regione debba
avere diversità nella prescrizione di tali farmaci. Quindi questo non vale solo, dal mio punto di vista, non vale solo per la canapa, ma vale per tutto, per tutte le tipologie di farmaci e di prescrizioni. È una vera vergogna che ci siano persone che a 3 km l'una dall'altra abbiano dei trattamenti diversi. Quindi su questo bisognerebbe veramente lavorare. Poi il Sistema Sanitario Nazionale dà l'uso gratuito solamente per due patologie, e ve le leggo perché secondo me le parole hanno un senso. Riduzione del dolore associato a spasticità con resistenza alle terapie convenzionali o intolleranza ad altri cannabinoidi in pazienti affetti da sclerosi multipla con punteggio da una scala che va superiore a 5. L'altra, riduzione del dolore neuropatico cronico in pazienti con resistenza a trattamenti convenzionali e punteggio sempre con una scala superiore a 5. Queste sono le uniche due prescrizioni che vengono rese rimborsabili dal Sistema Sanitario Nazionale. Ci sarà un pagamento del ticket sempre in relazione alla dichiarazione ISEE, come per tutti gli altri farmaci. Gli altri che hanno patologie diverse e ormai sono resistenti all'utilizzo di tutti i farmaci antidolorifici che magari le persone che sono qui utilizzano normalmente e che non rispondono più alle terapie, se la devono pagare. E quindi trovare un medico che gliela prescriva e che individui esattamente la patologia, perché voglio dire, i medici sono stati forniti di questo del malloppetto, febbraio 2017, raccomandazioni per il medico prescrittore di sostanza vegetale cannabis FM2 fiorescente. Allora, se voi prendete in mano questo elenco e queste serie di considerazioni, capirete subito quali sono, appunto, le difficoltà per i pazienti ad accedere a queste prescrizioni. In Emilia-Romagna c'è un sistema che si chiama Sistema Sole, dove tutti i medici possono iscriversi, e quindi non c'è un medico che è impossibilitato a prescriverla. Volendo, qualsiasi medico può farlo, basta avere la volontà di farlo. Però c'è anche tutta una serie di elementi, cioè il medico ha un elenco di controindicazioni, per cui il medico curante deve sempre tenere conto del rapporto rischio-beneficio nell'uso medico della cannabis, considerando che le principali controindicazioni riguardano, e l'elenco delle controindicazioni e almeno su 10 punti, ok? Quindi voi capite bene che voi andate dal medico e dite: questa roba che lei mi dà non mi fa più niente, vorrei prendere la cannabis terapeutica. Allora, aspetti un attimo, signora, qui vedo che ci sono molte donne, le elenco quali sono le controindicazioni a cui lei va incontro. Individui con una storia pregressa di tossicodipendenza, abuso di sostanze psicotrope, alcol, individui con disturbi manioco-depressivi, individui in terapia con farmaci ipnotico-sedativi. Sapete quanti ce ne sono di persone che prendono ipnotico-sedativi? Io ho una farmacia e ne vendo a pacchi, è una delle cose che vendo di più. Quindi, cioè, con questo elenco in mano e questa serie di cose che il medico vi dice, io li conosco le persone e i pazienti, sono timorosi. Pensate che per sostituire un semplice farmaco, per dargli un generico, devo spesso parlare del quarti d'ora per cercare di convincerli che non succede niente. Voi capite bene che c'è una resistenza generale a questo tipo di terapia. Quindi, qual è il compito della politica? Il compito della politica è risolvere i problemi della gente. Io ringrazio
consigliere Fiorentini che mi ha fatto venire qui al posto magari di qualche altro collega, di qualche altro partito di centrodestra, perché probabilmente il consigliere Fiorentini mi conosce e sa che su certi tipi di posizioni sono sicuramente una persona liberale e che sta dalla parte della gente, okay? Quindi credo che le persone abbiano il diritto anche di scegliere anche come curarsi e quindi di essere aiutate in questo. Un'altra cosa che dovrebbe essere assolutamente sostenuta è la preparazione del personale sanitario, perché vi dico sinceramente, io sono una farmacista titolare di una farmacia, ma non dispenso cannabis e non, l'ordine dei farmacisti di Rovigo non ha mai organizzato nessun incontro dove venisse comunque illustrate quelle che sono le normative, illustrate quelle che sono le possibilità, nulla, per cui, e questo non viene fatto neanche per i medici. Credo che l'anno scorso qui a Ferrara l'ASL abbia organizzato un incontro per me, per operatori sanitari, ma è stato più di un anno e mezzo fa, quindi abbiamo anche un personale sanitario che non è preparato, e non è preparato in più, chiaramente, come diceva anche Fiorentini, rispetto alle basi scientifiche su cui diciamo un operatore sanitario dovrebbe operare, non ci sono queste basi scientifiche perché gli studi non sono mai stati fatti, ok? Io non vorrei rubare altro tempo. Ecco, volevo sottolineare che sono molto vicina al collega di San Carlo che ha preso una multa di 8.000 euro solamente per il fatto che era in un elenco di farmacie che potevano fornire un servizio. Quindi è stato un abuso assolutamente inaccettabile il fatto che si consideri pubblicità quando ci sono pubblicità di tutti i generi, su studi medici e purtroppo anche spesso non autorizzati, e si va a colpire una persona che ci ha messo la faccia e ci ha messo la sua mano d'opera. Grazie. Una cosa, so benissimo che la posizione di Forza Italia per quanto riguarda la legge, il piccolo stralcio, credo che sia stata votata più o meno da tutti. La posizione ufficiale di Forza Italia rispetto alla liberalizzazione del consumo di cannabis, sicuramente almeno fino all'ultima legislatura non era favorevole a questo, ma era favorevole all'uso della cannabis terapeutica. Volevo solo precisare questo. Grazie. Grazie Paola, che intervento di fare la classica presentazione. È una parentesi, giusto perché intanto Paola, quando qualcuno parla di legalizzazione, si parla di regolamentazione legale e non di legalizzazione dell'uso recreativo. Stiamo parlando perché riteniamo che l'uso attualmente recreativo è più che libero e chiunque possa in questo momento procurarsi qualsiasi sostanza, qualunque ora, qualsiasi luogo e a qualunque. Chiuso la parentesi, torniamo a parlare di cannabis terapeutico e passerei la parola a Marcella da Paterna, che il consiglio regionale ha celebrato un atto, peraltro insieme a Giulio Bertoni, viaggiando separato ma con tempo mite, come i manuali di antica memoria ci insegnano, ha di fatto permesso. Hanno permesso l'avvio di un tavolo tecnico anche coinvolgendo i pazienti proprio a partire dalla scarsità di medicinale. Passare subito la parola a Marcella che ci racconta questo, poi ovviamente anche. Grazie per l'invito, buonasera a tutti. Il sottotitolo del libro di Bertini è assolutamente emblematico e chiarisce bene
il tema che affrontiamo, i frammenti di resistenza sanitaria, perché i pazienti che si curano da cannabis in questa fase sono veramente dei resistenti, e la descrizione delle interviste che sono state fatte nel libro, divise per patologia, danno bene il quadro di quanto dobbiamo cominciare ad affrontare il tema cannabis medica come un'alternativa valida e buon farmaco. Il problema è che adesso scontiamo innanzitutto un approccio culturale inesistente, una scarsissima sensibilità al tema cannabis da parte dei cittadini, da parte delle istituzioni, da parte dei medici, l'abbiamo appena detto. Io credo che ognuno di noi in un impegno maggiore possa comunque dare un contributo, perché questo tema entri nell'agenda politica a tutti i livelli e diventi una priorità, a prescindere dalle posizioni che le forze politiche hanno ottenuto fino adesso. Ma la domanda è davvero cosa possiamo fare noi per aiutare i pazienti, parte dall'impegno che ognuno di noi mette su questo, e credo che anche le posizioni dei partiti che sono state di grado diverse possano, in questo quadro, con un paziente davanti, come ne abbiamo avuti davanti io e la collega Gibartoni, possano anche cambiare idea. E molto spesso anche da parte delle istituzioni, del governo, delle regioni, si è fatto un approccio molto ideologico del governo della problematica sanitaria e del concepimento della cannabis come farmaco, come terapia alternativa valida, in alternativa agli oppiacei, agli antinfiammatori che danno dipendenza, danno un sacco di danni collaterali, danno farmaco resistenza, alla lunga anche volendo provare con le terapie tradizionali non funzionano più. C'è stato un approccio ideologico e questo qualcuno può anche provare a negarlo, ma noi l'abbiamo visto negli ordinativi che le regioni hanno fatto dal 2017, abbiamo i dati fino al primo trimestre del 2018. Io non farò l'elenco, però vi assicuro che le regioni che adesso lavorano sul tema cannabis medico o che ci credono sono veramente poche nel contesto nazionale. Siamo noi, la Toscana, la Liguria, la Puglia, il Lazio e il Piemonte. Il Veneto lo fa, se andate però alla fine, anche lì, più che la retorica contro i fatti. Ci siamo detti che il problema, lo sappiamo tutti, quello che qui sa perfettamente, che il problema della cannabis terapeutica sta nella disponibilità, quindi nelle difficoltà di approvvigionamento a livello nazionale, nella difficoltà del paziente a reperire la cannabis nelle farmacie. Allora, dobbiamo essere sinceri e indagare il problema dell'approvvigionamento, che è di sicuro di livello nazionale e cogitoso. Ma le diverse regioni, al di là dell'enunciazione, si comportano molto diversamente quando si tratta di fare gli ordinativi al Ministero per coprire i loro fabbisogni. C'è un problema a monte che è quello della scarsa formazione dei medici, e questo fa partire un circolo vizioso. I medici non sono preparati a fare le prescrizioni perché non conoscono l'uso. C'è un virus che... È un virus che fa partire... Non tutti i medici. No, non tutti i medici. È chiaro che non tutti i medici. Molti medici non sono preparati. Questo fa sì che il paziente che ha bisogno di cannabis medica o che ritiene che possa essere un'alternativa alle terapie che fa, non riesce ad avere la ricetta. Se non c'è la ricetta, non la cerca nelle farmacie, non lo dice all'ASL, non ha la favola delle aziende sanitarie locali, non riescono neanche ad avere contezza del fabbisogno reale che c'è sul territorio. Quindi il problema della preparazione dei medici c'è, per fortuna ci sono anche medici avantissimo su questi temi, però i medici di medicina generale non sono tutti adeguatamente formati quando si tratta di prescrivere il bedio piuttosto che un altro cannabinoide, ha paura di studiare e di approfondire. Però questo è un primo problema anche per sapere quanti pazienti hanno bisogno del farmaco sul territorio regionale.
Io ho qualche dubbio che ce l'abbiano al contesto del fabbisogno e vorrei, preferisco attribuire alla difficoltà a sapere quanta cannabis medica serve per rispondere alle esigenze, piuttosto che avere retropensieri diversi, perché le regioni del nord, anche molto più popolose della nostra, ordinano al Ministero quanto quindi li dicono. Allora, o nelle altre regioni non ci sono pazienti che ne hanno bisogno, o come dire, l'approccio al tema è ideologico. Cosa risulta dalle chiacchierate che abbiamo fatto anche lui con l'assessorato regionale, perché io sono appassionata al tema da anni, ma non l'ho conosciuto nella dimensione in cui ho avuto occasione di conoscere in questi mesi. Anche lui, allertata dal grido di disperazione dei pazienti che non trovavano più il farmaco, io lo chiamo farmaco, un farmaco delle farmacie, ci hanno segnalato che non si trovava. Fatti detti conti sui numeri, scopriamo un fenomeno abbastanza preoccupante, che la Regione Emilia-Romagna ha ordinato al Ministero il triplo dei quantitativi delle altre regioni del nord. Morale della favola, i pazienti delle altre regioni, che per il fatto che hanno ordinato poco non la trovano sul loro territorio, vengono in Emilia-Romagna ad acquistarla attraverso le farmacie. Ergo, alla fine la disponibilità è poca. L'obiettivo vero è che le regioni si attivino presso il Ministero perché risolvano i problemi di approvvigionamento. Posso dire una cosa, Marcella? Scusa, ti interrompo solo un attimo e poi vado via. Allora, io ho in farmacia da me 1767 pazienti, clienti. Io ho solo una paziente che usa cannabis e la trova normalmente nella farmacia di Castelmassa, da me la Castelmassa. Quindi, cioè, diciamo che è poco conosciuto anche da parte dei pazienti questa possibilità, perché non può essere che su un paese di quasi 1.200 abitanti ci sia solo una persona che ha una patologia severa, faccia uso di cannabis. Quindi, cioè, volevo dare un dato e volevo dare un altro dato. L'associazione titolare qui di Ferrara mi ha detto che il mese scorso sono state tariffate, quindi vuol dire rimborsate dal Sistema Sanitario Nazionale, 20 ricette per Ferrara provincia. Poi non ho i dati di quelli che la comprano direttamente, senza il rimborso. Quindi, volendo, una serie di dati ben precisi si possono ottenere, insomma, penso che dalla regione li possiate ottenere. No, noi li abbiamo tutti i dati, ma il problema è che anche con i dati siamo consapevoli che non abbiamo un controllo completo, ma siamo consapevoli di non riuscire a rispondere al bisogno. E quando dico c'è un problema culturale, è un problema di consapevolezza per alcuni pazienti, però non c'è una racconta ai pazienti, devono essere medici che indirizzano i pazienti alle cure migliori e alle alternative che ci sono. Il combinato disposto tra l'opinione ancora molto diffusa che la cannabis, cioè, porti a pensare a droghe pesanti o a riti che niente hanno a che fare con una cura, e non pensano neanche che spesso si tratti di gocce, di polveri, ma pensano ancora alla tradizionale canna che si fuma. Questo è il primo problema. I medici non sono adeguatamente informati, cioè alla fine questo tema non è una priorità, non è percepito come una priorità, perché tanto ci sono gli oppiacei e ci sono altre sostanze che possono essere un valido aiuto per alleviare le sofferenze. Noi qui tutti sappiamo che non è così. Dobbiamo fare un passo in più per riuscire a monitorare i fabbisogni. Noi abbiamo costruito questo gruppo di lavoro grazie alla sollecitazione delle associazioni di pazienti, che sono quelle che ci stanno dando una mano a capire quanto sia il fabbisogno al quale dobbiamo rispondere, a prescindere da quello che ci viene chiesto dalle ASL o che ci viene chiesto dai farmacisti. Stiamo costruendo un percorso che deve essere anche quello che ci consente, da un lato, di riuscire come regione ad erogare la cannabis nonostante la legislazione nazionale, voglio dire, mette in discussione anche la possibilità di erogazione. Lo diceva Paolo prima, aveva ragione, con i provvedimenti normativi che si sono susseguiti inizialmente dal 2016
anche in Germania l'erogazione era gratuita solo per il dolore neuropatico e per la sclerosi multipla, ma dal decreto fiscale in poi teoricamente sono qua molte altre le patologie che possono essere inserite. Il problema è che nessuna regione lo applica, perché la normativa è uscita pur positiva, e i passi avanti che sono stati fatti recentemente, è una normativa all'italiana, sì, si riconosce il valore, si garantisce il diritto ad averla, ma poi le condizioni di praticabilità, perché davvero ogni cittadino che la vuole sapere, non si realizzano. Non si realizzano per la burocrazia, per interpretazioni, perché prima si è deciso che il laboratorio militare di Firenze è l'unico che fa la coltivazione, quando il laboratorio di Firenze, sappiamo tutti perfettamente, produce quantità risibili. Tu hai detto minimali è già un eufemismo, sono risibili, quindi sappiamo già che chi deve produrla ne produce in quantità, non dico neanche vicino alla sufficienza, ma molto più indietro. L'importazione, all'inizio si dice che l'importazione si può fare solo dall'Olanda come partner tradizionale, perché sappiamo, perché anche una tradizione, su questo hanno molto da insegnarci, perché è tracciabile, perché è garantita, perché è certificata. Bene, importiamo solo dall'Olanda, se non fosse che a un certo punto l'Olanda limita i quantitativi, e perché ovviamente distribuisce in tutta Europa, quindi tutta la Germania, tutta l'Italia, più di tot l'Olanda non ce ne dà, quindi siamo ancora in una condizione di insufficienza di disponibilità. Poi cosa si fa? Si fa il bando per provare ad aumentare le quantità, si fa il bando, lo vince una società canadese e scopriamo che alla fine i canadesi in 2 giorni e mezzo di lavorazione producono le stesse quantità che produce il laboratorio militare di Firenze in un anno. Allora, avremo pur bisogno di fare una riflessione per evitare di continuare a scrivere i diritti solo sulla carta, ma anche per garantirli. Questo è il primo punto. Quindi superare l'importazione, consentire l'importazione diretta, e faccio un piccolo inciso, non voglio parlare di costi, perché non è questo il tema, ma abbiamo verificato che tra i prezzi fissati dal Ministero e i prezzi del bando, cioè importare costa meno che produrre per come sta spendendo il laboratorio farmaceutico italiano adesso. Quindi arrivo a dire che importarla consente di avere quantità che servono, sarà come un tema di sostenibilità dei bilanci sanitari che ci può far comodo, ma per questo motivo, che se non si fa è perché c'è un approccio ideologico culturale che va scardinato. Quindi la necessità di importare direttamente dall'estero e viva di la coltivazione. Siamo un paese con una vocazione agricola straordinaria, una provincia vocata al canapa, Bologna meno, ma stiamo valorizzando la filiera agricola in tutto il mondo. Allora, qual è cosa vostra ad autorizzare altri soggetti che non siano il laboratorio militare di Firenze a coltivare? Allora, va superata questa centralizzazione del laboratorio di Firenze, perché alla fine è lui che produce, ma produce poco. Quanto si importa bisogna passare dal laboratorio di Firenze, perché non deve lavorare, deve guardare, perché noi usiamo solo le fluorescenze, mentre i canadesi, ad esempio, utilizzano tutta non solo le fluorescenze, ma per la commercializzazione, per la parte creativa, anche altre componenti che comunque danno risultati importanti per l'olio. Il laboratorio militare di Firenze è al centro di questa filiera, ma non è efficiente. Allora, cosa possiamo fare noi? Al di là dell'impegno dei singoli cittadini, credo che dovrebbe essere a cuore questo tema maggiormente, quindi il tema culturale è uno dei nodi. Cosa sta facendo la regione? Noi su questo, poi lascio la parola a Giulia, abbiamo deciso di fare una scelta che io spero venga condivisa dall'intera assemblea legislativa. Provare ad evitare che la salute dei pazienti che hanno bisogno di cannabis diventi un elemento di battaglia politica, di polemica politica, di strumentalizzazione politica. Abbiamo cominciato a lavorare insieme ai pazienti, insieme all'assessorato. Anche lì
un approfondimento lo vorremmo fare, io l'ho chiesto al Presidente Zoffoli di convocare un'audizione in Commissione Politiche per la Salute, invitando esperti, professionisti, associazioni di pazienti, perché io quando dico che c'è un problema di approccio al tema di non conoscenza, di ignoranza, di scarsa sensibilità, ci credo, dobbiamo provare a superarlo, possiamo provare a superarlo con degli elementi di conoscenza che chi ne sa di più ci mette a disposizione. Credo che potrebbe essere utile un bell'ordine del giorno, comunque una presa di posizione che deve essere però di tutta l'Assemblea legislativa, bipartisan, di tutte le forze politiche, che dia al Presidente di questa regione, che è anche Presidente della Conferenza Stato-Regioni, il mandato per andare in Conferenza Stato-Regioni ad avviare un lavoro serio di coordinamento tra le altre regioni e di interlocuzione verso il Governo per risolvere i problemi di approvvigionamento che abbiamo a livello nazionale, per rendere quantità maggiormente disponibili e mettere le regioni in condizione di fare le erogazioni che serve ai pazienti. Questi sono gli obiettivi che ci siamo dati noi. Il prezzo di produzione di Aurora al grammo è $1.40, viene venduta all'Italia a 5,40 euro, metteteci il cambio che è poco debole, fate voi conti di trasporto incluso ovviamente, di quanto il nostro paese sta perdendo nel non avviare una produzione. Allora, io quando ho portato il tema in regione, in assemblea, la prima volta è stato gli effetti, è stato l'anno scorso, è stato gli effetti sulla sollecitazione di pazienti che avevano una forza interiore incredibile. Cioè, le persone che si battevano come leoni, nonostante le condizioni di totale fragilità, addirittura è difficile da immaginarsi con la sovrapposizione di tutte le patologie, una dopo l'altra, che mi vedeva a volte incapace anche di mettersi in piedi. Quello che mi ha colpito è stato non soltanto parlare con questi pazienti, ma vedere la solidarietà che nasceva tra loro. Cioè, nel momento in cui scarseggiavano questi quantitativi, addirittura venivano fuori ognuno dava all'altro, quello più fragile, quello che gli era rimasto nel suo quantitativo di cannabis terapeutica per le situazioni più disperate. Penso a bambini con epilessia, famiglie con bambini con epilessia, e ormai non restava più se non pochissimi, insomma, pochissimi drammi, se non ricordo, però è una situazione che non possono non toccare, ma veramente. Quindi avevo fatto precedentemente un atto che era basato soltanto su segnalazioni di farmacisti, che dicevano che dovevano dire di no alle persone che si presentavano in farmacia perché non arrivava il quantitativo che loro avevano, mi pare che li avevano fatto a settembre dell'anno scorso, e il quantitativo che loro avevano per il 2017 di fatto era già esaurito, quindi non sarebbero più riusciti ad arrivare alla fine dell'anno dicendo di sì a qualcuno, potendo aiutare qualcuno. Lì per lì la prima risposta che ho avuto è stata una risposta subito, diciamo, di sottovalutazione del problema, cioè ho avuto una risposta da parte dell'assessorato, ma lo dico perché poi riconosco invece anche la sensibilità che poi dopo si è espressa, che invece subito negava il problema, diceva non ci risultano queste carenze, fino al 2017 non ci risultano problemi, non ci risultano neanche segnalazioni di farmacisti. Però a dicembre io continuavo a ricevere invece segnalazioni di grosse carenze, e in più lì ho avuto il contatto anche con i pazienti, quindi direttamente senza l'intermediazione del farmacista. E lì è innegabile che il tema doveva essere riportato in assemblea, quindi su quello io ho cercato di fare uno di quegli atti che ti consentono di confrontarti faccia a faccia con l'assessore, quindi non una risposta scritta ma una risposta di persona, e poi funziona che il consigliere può anche controrispondere con interpellanze, con istantanee. E in quel caso c'è stato un primo riconoscimento del problema e del fatto che io non capivo come fosse possibile, dato che c'è un sistema come quello Sole, che non ci si fosse accorti per tempo che si stava andando verso una carenza, verso una diminuzione, verso una indisponibilità della cannabis, perché non è qualcosa che ci può trovare impreparati dalla sera alla mattina, essendoci un sistema informatico che dice attenzione, siamo a questi quantitativi, manca questo, e lì non riuscivo a cogliere come mai si era arrivati a questo tipo di inefficienza, così era percepita, ed inefficace, ma soprattutto il tema ovviamente erano questi pazienti,
perché è vero che dopo noi li abbiamo portati a un incontro diretto con l'assessore, però la mia domanda restava quella di dire, va bene, abbiamo capito che c'è stato forse anche un'assenza di dialogo tra, o comunque un'assenza di sensibilità a livello centrale da parte del Ministero della Salute, o tabù, qualcosa su cui è mancata l'interlocuzione, mancata la comprensione. L'Emilia Romagna, assieme alla Toscana e ad altre regioni, sono più avanti del resto del paese su questo tema, eppure ancora un po' indietro rispetto alle esigenze vere dei pazienti, che quel giorno mi veniva, ho fatto io la domanda per loro, come se io fossi stata una di loro, cioè va bene, il tavolo è notevole, questo credo riguarda da merito alla regione e all'assessorato, però se io non ho più niente e se quello che mi avanza ormai ce lo siamo scambiati a livello di solidarietà, cosa faccio? Ci sono dei quantitativi di emergenza, c'è la possibilità che mi aiutiate a prescindere dal tavolo che avrà i suoi tempi, il suo percorso, socerà magari un'ottima posizione da portare in conferenza Stato-Regioni, e adesso però da qui alla settimana prossima come si fa? E effettivamente io per lì avevo anche proposto che si cominciasse a valutare una autoproduzione a livello regionale per contrastare anche istanze e diciamo così argomentazioni che venivano fuori in quel momento, per cui eravamo un po' in mano anche ai capricci commerciali eventualmente di grandi produttori stranieri, che proprio perché un regime sostanziale di un tipo di monopolio, ma di grossa forza di negoziazione sul mercato, di grosso peso, potrebbero anche permettersi a un certo punto di chiudere i rubinetti metaforicamente per motivi commerciali che non ci interessano, ma non ci interessano se mettiamo al centro l'urgenza del paziente di poter avere quello che gli permette di tornare a vivere, di tornare a lavorare, di avere una vita dignitosa, come ci è stato detto e come abbiamo visto nella pratica. Quindi qualcosa che è stato un fulmine positivo che è arrivato nella vita di alcuni pazienti che hanno visto torniamo a poter vivere dignitosamente. Allora, su queste proposte poi partito il tavolo con un coinvolgimento opportuno, diretto dei pazienti, so che sta andando avanti, quindi credo che loro sono convinta che apprezzino che ci sia stato diciamo un intervento diretto da parte dell'assessorato. Adesso resta però il tema sia del fatto che l'Emilia Romagna non può trovarsi come vaso di coccio in mezzo a diciamo ad altre esigenze, per cui magari il quantitativo che in quella riunione che facemmo, diciamo, la direzione generale dell'assessorato disse addirittura, va bene, adesso non stiamo a guardare, no, perché a quel punto io avevo chiesto, se noi siamo rimasti, se i farmacisti ci dicono che a settembre rimangono 100, anche ad agosto, il quantitativo che loro servirebbe è già esaurito, voi per l'anno prossimo che cosa ordinate? Il doppio, il triplo? E io con soddisfazione ho sentito dire una frase del tipo, non stiamo più neanche a guardare, ordiniamo tanto. Non stiamo più a porci il problema di il doppio, il 20% in più, il 30% in più, noi ordiniamo dei quantitativi importanti, teniamo presente anche che dalle regioni limitrofe come la Lombardia e come regioni che non si sono dimostrate altrettanto sensibili e che probabilmente per ragioni ideologiche o di tabù o di arretratezza o di incapacità di distinguere cos'è la cannabis terapeutica da altro, a noi adesso interessa per questo, no? Ovviamente è questo il punto. Mi interessa questo credo gli stessi pazienti, sono loro a dire che non mi interessa per nulla l'autoproduzione sul palcocino. Non è questo il punto, questo deve essere chiaro. Quello che loro interessa è un prodotto garantito dal servizio sanitario, è un prodotto garantito dall'ASL, è elaborato, prodotto in modo sicuro, in modo garantito, non certamente una piantina coltivata da soli su un palcocino, come se questo dovesse essere. Quindi sono dei discorsi del tutto separati, su cui c'è una retratezza culturale che diventa però una retratezza scientifica o perlomeno di possibilità anche di libertà di scelta della terapia, quindi di fatto un danno che si fa al cittadino, al paziente. A questo punto io per ora, oggi, che è martedì, non posso ancora parlare con il governo che ci sarà, ma mi sento di dire che se riusciamo e speriamo che ce ne sia uno presto, questo sia uno dei temi che trasversalmente porteremo al nuovo governo, quindi lo faremo dal livello regionale, con risoluzioni, con impegni alla giunta di esprimersi in conferenza Stato-Regioni, di esprimersi quindi facendo leva sul governo. E lo faremo se avremo una rappresentanza all'interno del nuovo governo, perché c'è una continuità ovviamente, io rappresento il Movimento 5 Stelle e so e sono convinta che questa sensibilità, come c'è per quanto riguarda il mio lavoro in regione,
ci sarà per quanto riguarda il nostro lavoro in un prossimo governo. Quindi su questo credo che davvero l'impegno debba essere trasversale da questo territorio, perché l'Emilia Romagna ha dimostrato una sensibilità più alta di altre regioni rispetto a questo. Da livello nazionale, governativo, è ora di sbloccare una questione sia culturale sia di ordini. Cioè non si può più nascondersi dietro un dito e dire ma se permettiamo la Lombardia, ad esempio, di continuare un po' a fare il pesce in barile, ti dico una brutta metafora, perché tanto possono marcare il confine e ci sono delle farmacie emiliano-romagnole che tranquillamente possono soddisfare anche le loro necessità. Non sto dicendo che dobbiamo fare un discorso di prima i cittadini emiliano-romagnoli e dopo gli altri, ma è vero che deve essere garantito che risiede in questo territorio e ne ha bisogno di poter andare presso il proprio farmacista e acquistare serenamente, tranquillamente, il quantitativo di cannabis terapeutica di cui ha bisogno che il suo medico gli ha ordinato. Quindi questa è una distrazione che secondo noi, se in conferenza Stato-Regione, sia dal punto di vista governativo, bisogna sbloccare, parlano di fatti. Se una regione limitrofa non si attiva, bisogna a livello centrale attivare il fatto e dirsi forse tu non stai facendo funzionare il tuo servizio sanitario in modo aderente alle esigenze dei cittadini. Quindi al momento non ho l'impressione che la questione sia totalmente risolta, cioè io continuo a vedere che ovviamente sì, dalla mia sponda, come sto vedendo, si pianta, si intaglia, evidentemente sono cose complesse. Mi sento di continuare a proporre l'autoproduzione, non quella del balconcino, ma un'autoproduzione garantita e sorvegliata dalle ASL, e che però sfrutti, all'epoca non c'era stato detto che non era possibile, adesso se c'è un'apertura ci fa piacere, che sfrutti il fatto che a livello regionale, in modo anche integrativo rispetto a quanto già importiamo, e anche in modo, diciamo così, per diffondere anche una sensibilità culturale maggiore, qualcosa che non deve generare inquietudini o paure, ma deve semplicemente essere una terapia a disposizione, facile da procurarsi e da poter utilizzare, l'Emilia Romagna potrebbe anche a livello pratico far partire appunto i necessari bandi, insomma comunque le necessarie, e questo ce l'avevamo detto anche in quella riunione con la direzione generale e con l'assessore, far partire un po' tutta quella istruttoria che poi potrebbe arrivare a dire benissimo, adesso possiamo pian piano far partire i produttori di romagnoli che ci garantiscono, non dico l'autonomia, ma perlomeno anche di far corrispondere la buona volontà che ci si sta mettendo a livello di assemblea legislativa con i fatti intorno, diciamo così, intorno al territorio. Sul lato invece governativo io sono convinta che questa cosa si possa sbloccare, sono molto anche, diciamo così, dell'idea che la voce debba essere unita in questo, e quindi a mio avviso chi deciderà di non appoggiare questa battaglia, sia in assemblea sia a livello governativo, dovrà in qualche modo prendersi le sue responsabilità, perché si sta effettivamente parlando di qualcosa che tocca davvero da vicino. Io credo davvero che anche chiamare in commissione i pazienti e fare in modo che possano esprimere la loro vita, cioè quella che è stata la loro vita quando hanno scoperto questa terapia, cioè che loro funzionava, e come è tornata ad essere quando è mancato il quantitativo, non lascio nessuno indifferente, cioè non ho altre cose da aggiungere a questo. Per me è stato così, quando io ho visto effettivamente che, cioè, con la tua azione tu rischi di danneggiare qualcuno, o addirittura invece lo puoi aiutare fornendogli una qualcosa che dovrebbe essere a disposizione di tutti quanti. Non si sente più. È la pausa tecnica del microfono, 30 secondi. No, c'è un problema tecnico. Ma comunque in generale sul mare, non può avere. Allora, questo comunque volevo dire anche io ringrazio, perché questo tipo di iniziative, una pubblicazione come questa, un libro come questo, concorrono assieme al lavoro all'interno dei palazzi e il lavoro che fanno i contatti dei pazienti, che sono davvero persone forti e che non si sono mai date per vinte, e se alla fine questa battaglia della vita sarà merito loro, sarà merito delle associazioni dei pazienti, al di là della politica, che noi ci siamo, ma credo che siano loro che sono stati in prima linea, hanno sofferto, non sono mai arresi, hanno bussato, hanno insistito e hanno preteso che il palazzo li ascoltasse. Quindi se questa battaglia si vincerà, come io spero, come io auspico e come credo, il merito comunque non è nostro, ma è dei comitati, delle associazioni dei pazienti. Questo tipo di iniziative concorre in modo importante a far cadere il tabù sull'atto culturale,
cioè vedere in giro, comprare, vedere, leggere un libro che si chiama semplicemente Canapa Mentra, fa riflettere sul fatto che per una questione di arretratezza o di paure personali si nega a qualcun altro che ne ha bisogno di poter di fatto vivere dignitosamente, e credo che davanti a questo ci fermiamo tutti e ci troviamo allineati, ecco. I prossimi passi quindi quali possono essere? Io tendo sempre a voler dare il pragmatismo, a volermi dare qualche scadenza, perché sennò usciamo che siamo tutti d'accordo, credo, ma magari non si, rischiamo di far passare troppo tempo. Sul lato della commissione, la consigliera Zappaterra, io appoggerò assolutamente questa ultima idea di fare un'audizione con i comitati, le associazioni di pazienti, magari con qualche medico che nella sua esperienza clinica possa dirci sia delle difficoltà delle criticità dell'approvvigionamento, sia dei buoni risultati che ha avuto nel prescrivere queste terapie. E sul lato, diciamo, del prossimo governo, credo che sia dovuto anche impegnarci, ecco. Quindi è questione di giorni, io di sicuro lo farò in prima linea, sia all'interno dell'assemblea, ma anche direttamente, diciamo, coinvolgendo la mia forza politica in un impegno che vada ben oltre l'assemblea legislativa e arrivi a quello che sarà, mi auguro, il prossimo Ministero della Salute, in cui quindi si interrompa quello che c'era stato segnalato in quella riunione dall'assessorato come una certa solidità da parte dello stesso Ministero della Salute, quindi virtuosa la Regione Emilia Romagna in questo caso, non altrettanto il Ministero uscente, se posso dirlo, su questo argomento della Canapa Mentra. Se questa filiera invece diventa una filiera di comuni, ma diventa una filiera virtuosa, io mi auguro che nel giro di poco tempo si possano mettere in atto tutta quella serie di strumenti, di protocolli, di istruttorie che intanto contengono l'emergenza. Quindi anche lì, non so, Emilia Romagna di sicuro dovrà ordinare un quantitativo il più alto possibile in attesa che le altre regioni si adeguino. Bisogna pensare che c'è sempre la questione dell'emergenza, quindi ragioniamo sul lungo periodo per allineare tutti, però adesso per non lasciare indietro nessuno bisogna effettivamente fare così. E poi quando i quantitativi saranno, ci sarà un monitoraggio che ci farà capire più o meno quali sono le esigenze dei cittadini, una volta contenuta l'emergenza, io credo che si debba valutare anche una produzione proprio controllata che ci consenta di dire non siamo nelle mani di nessun esportatore che potrebbe avere, diciamo anche fuori ragioni di mercato e ragioni della salute. Alcuni imprenditori agricoli hanno già fatto un incontro con l'assessorato per temi interessati, c'è una manifestazione terapese, adesso vediamo se può nascere qualcosa, però ovviamente sappiamo che la coltivazione, come diceva quella degli agricoltori, ha dei tempi più lunghi. Noi abbiamo preso una determinazione che abbiamo anche in modo sofferto, però per garantire i pazienti di Milano Magnoli spero che si possa accantonare, però per evitare che, come dire, i pazienti di Milano Romagnoli rimanessero senza disponibilità perché vengono a comprare più da tutte le regioni, è stata autorizzata al momento una parziale distribuzione attraverso le farmacie negli ospedali, che è un peccato perché le farmacie nostre di Ferrara, di Reggio, lavorano davvero molto bene, però le farmacie ovviamente ci va chiunque con una ricetta da qualunque parte provenga. E io sono d'accordo perché credo che il differenzialismo regionale, che non siamo riusciti ad abolire, ma crea dei problemi nell'accesso a alcune dei cittadini che dovrebbero avere gli stessi diritti dalla Calabria al Trentino, però l'unico modo per garantire i cittadini di Milano Romagna è stato quello di utilizzare la distribuzione attraverso le farmacie, quindi quello ha dato una risposta immediata. Poi, preparando i numeri, c'è subito un microfono, siccome c'è vietato di dare i numeri delle altre regioni, però vi dico, quelli dell'Emilia Romagna in termini di ordinativi rispetto a quelli non vietato, cioè ci hanno chiesto di dire i nostri sono. Dal 2013 al 2016 il consumo è aumentato, la dimostrazione della valutazione del prodotto, che insomma stiamo facendo passi avanti. Nel 2016 l'importazione, solo l'importazione, c'è la grande quantità di prodotto alimentare, ma solo l'importazione è stata di 243 kg, poi posso essere smentita se i dati non sono proprio corretti. Nella nostra regione il primo trimestre 2018 ha già visto utilizzati 24 kg,
che sono più della metà dell'approvvigionamento di tutto l'anno 2017. Quindi noi lo chiuderemo nel 2018 con un allineativo di 140 kg. Se quello annuale del 2016 nazionale era di 243, per fare proporzione tra quello che ordina la Emilia Romagna e quello che non ordinano le altre regioni. Grazie. Va risumerito anche a dei farmacisti coscienziosi che impediscono, cioè è stato detto sempre da dei pazienti, non dico quotidianamente, ma quasi, che si facciano un certo anche di sciacallaggio di questa terapia, fingendo, diciamo, andando con ricette che vengono fatte per motivi, non lo so, di comodo, che però non sono ricette che per, diciamo, quantitativi che vengono utilizzati per terapia, ma normalmente per altri fini. Allora, diversi farmacisti si rendono conto del quantitativo che viene richiesto, che c'è qualcosa che non va, e quindi non concedono davanti a ricette che richiedono dei quantitativi troppo alti, capiscono che dietro ci sono altre intenzioni e capiscono che quindi si sta facendo, io dico sciacallaggio perché è il momento dell'emergenza, ma non ce n'è per nessuno che ne ha bisogno, utilizzare la ricetta di qualcuno compiacente per potersi approvvigionare per ben altri fini è un cinismo incredibile. E quindi su questo gli operatori sensibili, medici e farmacisti ci sono, e anche questo forse si potrebbe evitare. Ecco, anche un paio di farmacisti, un rappresentante della categoria di farmacisti che ci spieghi anche questa complessità, quindi c'è stata detta e insomma non è cosa da poco. Quindi anche da questo secondo me viene tutelare i pazienti. Grazie, l'autismo non lo, per motivi di buon tono non possono dire loro, però per intenderci Veneto e Lombardia hanno ordinato per quest'anno tra i 3 e i 4 kg annui di carattere. Fabrizio, scusa, Fabrizio Denti. Buonasera. Allora, questo discorso del sciacallaggio però magari lo approfondiamo perché io non è la prima volta che sento parlare, dobbiamo comprare. Allora, grazie di essere intervenuti, io sono Fabrizio Dentini, sono un giornalista genovese, come potete sentire dal mio innegabile accento. E volevo iniziare ringraziando i politici qua presenti, anche la politica di Forza Italia che è andata via, perché è molto importante come primo passo ricordare che la malattia è molto democratica e quindi la sua soluzione deve andare a scardinare quelle che sono le posizioni ideologiche dei vari partiti, legittime, cioè non cambierebbe altro, però purtroppo la malattia può cogliere sia una persona di destra che di sinistra, che di centro, che movimentista, e quindi è molto importante che qui si siano riuniti e abbiano conversato con noi politici di diverse correnti. Ecco. Quindi questo come prima cosa è molto importante. Come nasce questo libro? Nasce in seguito alla lettura di un altro testo, un testo scritto 30 anni fa da uno dei luminari del movimento della cannabis terapeutica a livello internazionale, uno psichiatra di Harvard che ormai ha quasi 90 anni e si chiama Lester Greenspan. Questo psichiatra ha avuto in famiglia un figlio che è venuto a mancare per causa del cancro, un ragazzo di 30 anni, e nell'America di 30 anni fa suo padre si rese conto che questo ragazzo era un consumatore cronico quotidiano di marijuana. Nonostante quindi gli effetti invasivi e potenti collaterali della chemioterapia, questo medico si rese conto che suo figlio non aveva esperito i vari effetti collaterali, tipo vomito, mancanza di appetito, astenia, e quindi si incuriosì. E 30 anni fa lui conclude il suo lavoro di inchiesta dicendo: innanzitutto la cannabis non riveste assolutamente questa pericolosità sociale che nell'America di 30 anni fa invece era sancita, e anelava a un contesto legislativo e culturale più pragmatico che permettesse effettivamente ai tecnici della salute e ai ricercatori di poter sondare con canone rigore scientifico quelli che siano, quelle che potessero essere le proprietà di questa pianta, affinché si arrivasse veramente a mettere un punto e a capo e cominciare veramente a sfruttare queste potenzialità.
Questo succede in America 30 anni fa, e oggi, questo per farvi capire che noi siamo qua adesso uniti in questa bellissima libreria di Ferrara, ma è un dibattito globale. Noi siamo qua esponenti della provincia di Ferrara in questo momento, ma questi sono discorsi che si sviluppano in tutto il globo. E in America, quindi, dopo 30 anni da questo tipo di riflessioni, oggigiorno, più della metà degli stati americani hanno legiferato pacificamente riconoscendo una salienza terapeutica a questa sostanza. Quindi nel mio piccolo, tornando a noi, nella nostra Italia, io ho l'ambizione e la speranza, essendo giornalista e credendo nella forza curativa, taumaturgica delle parole, di innescare questo tipo di processo. Cioè, io metterei oggi la firma se fra 30 anni la prossima generazione non dovrà più organizzare dibattiti in merito all'autorevolezza o no di questa sostanza, ma ne possa usufruire in tutta tranquillità come al giorno d'oggi usufruiamo di tantissimi altri farmaci. Io quindi scrivo questo libro, oggi presento la seconda edizione, innanzitutto come un tributo al coraggio dei pazienti, che sono diciamo, con le quali, attraverso le quali testimonianze questo libro ha avuto diciamo, successo, ha avuto la prima edizione. Poi, per pungolare la classe medica, perché, come hanno ripetuto informati politici, purtroppo la classe medica è assolutamente impreparata e piano piano si sta svegliando un certo tipo di curiosità, grazie soprattutto alla determinazione dei pazienti. Perché immaginate un paziente, che le storie sono molteplici, un paziente che magari ha provato sul proprio corpo innumerevoli soluzioni terapeutiche ufficiali assolutamente legali, che non hanno tante volte raggiunto nessun tipo di risultato benefico e anzi, tante volte hanno anche creato effetti collaterali difficili da sopportare. Immaginate con che tensione emotiva si possa recare dal proprio medico dicendo: dottore, io ho trovato un alleato terapeutico nella cannabis. Potete immaginare che è questo uno dei punti nevralgici del libro, è proprio chiamare il lettore a uno sforzo empatico con chi racconta la propria storia, no? Perché poi in fondo una persona malata non è che chiede chissà che cosa, chiede semplicemente di potersi giocare la propria vita con le stesse carte di una persona sana. E se in questo caso la cannabis, la marijuana, la canapa può essere un alleato, si parla di persone che sviluppano una determinazione, anche una rabbia tante volte, tali che sono proprio pronti a resistere contro tutto e tutti. E poi ovviamente per guidare, come ho detto ora, anche i politici, ho scritto questo libro per guidare i politici proprio attraverso questo sforzo empatico per cercare di fare capire che la sanità non è un discorso completamente ideologico, ma è un discorso umano. La prima edizione del libro si chiamava Canapa Medica, Viaggio all'interno, Viaggio del mondo del farmaco proibito, perché nel 2013 il contesto nazionale era assolutamente differente da quello di oggi. Nel 2013 esisteva una legge che si chiamava Fini Giovanardi, che puniva con la reclusione da 6 a 20 anni chi coltivava o comunque era trovato in possesso di cannabis, ed era una delle leggi che dava delle sanzioni draconiane, diciamo, più pesanti a livello europeo. Nella fattispecie non distingueva fra droghe, non faceva distinzione fra droghe leggere e droghe pesanti. E quindi nell'Italia da allora, se tu paziente coltivavi la tua cannabis, eri assolutamente passibile di condanna e anche di prigione. Ci sono, infatti, fino adesso abbiamo parlato del lato giustamente anche più positivo, rispetto a 4 anni fa, quando sono andati avanti, sono filmati in maniera positiva. Però all'interno di questo libro ci sono raccolte storie di persone che sono state anche in galera, che sono state processate, semplicemente per aver cercato, per
accettato il proprio benessere. Dall'altro lato, io concludevo la prima edizione dicendo che bisogna assolutamente cancellare questa legge, che è antistorica e oscurantista, e iniziare una produzione nazionale. Vuoi o non vuoi, la forza delle parole, effettivamente, 4 anni dopo, ci troviamo in un'Italia migliore. Grandissime sono le problematiche che sono state annunciate, ma il nostro paese sicuramente ha fatto un grosso salto in avanti, perché questa legge che diceva avanti non esiste più e abbiamo iniziato a produrre in Italia. Io 4 anni fa dicevo che il nostro paese a livello legislativo soffriva una problematica di schizofrenia, perché dicevo dal 2007 viene riconosciuta l'autorevolezza di questa sostanza, okay, quindi dal lato medico riconosciamo che la marijuana ha delle proprietà terapeutiche, però dall'altro lato, dal lato penale, reprimiamo chi in vario modo lo utilizza anche per fini terapeutici, completa 6 inventari. Questo è assolutamente per me è schizofrenico. Oggi siamo in Italia migliore, non è ancora l'Italia ottimale, perché secondo me da una schizofrenia siamo comunque passati passatemi la metafora, a un momento, diciamo, di patologia piuttosto bipolare. Nel senso che oggi lo Stato finalmente produce, siamo arrivati nell'era moderna, finalmente lo Stato produce con tutti i limiti che hanno denunciato prima le consigliere, però chi produce per sé e la cannabis per vari motivi, adesso poi magari brevemente ve li racconterò, viene comunque represso con pene da 2 a 6 anni. Quindi siamo passati da una condizione di schizofrenia a una condizione di bipolarità. Vedremo se fra 4 anni riusciremo anche a sancire un passo in avanti da questo punto di vista. E perché si arriva al perché il paziente, nonostante sia dal 2007 che questa sostanza è riconosciuta come autorevolezza terapeutica, perché si arriva a creare, perché si creano le condizioni attraverso le quali a causa delle quali un paziente è costretto a coltivare la propria pianta o ancora più scandaloso da un punto di vista andare a recarsi al mercato nero per comprare una sostanza che di terapeutico tante volte non ha nulla, almeno che non si sia creato un rapporto di fiducia reciproco col proprio spacciatore. Perché per come è stato orchestrato il modello italiano, a mio parere non si mettono le esigenze del paziente al centro, alla colonna vertebrale del sistema legislativo, ma probabilmente per papidità si è creato un sistema molto faraginoso. Ci sono problemi dal punto di vista prescrittivo. Allora, giustamente il nostro decreto ministeriale, non si tratta di una legge, prevede che ci sia una prescrizione medica, assolutamente giusto. Purtroppo però, come dicevano, è molto difficile trovare in Italia un medico che prescrive cannabis, e quindi quando io non ho nemmeno una prescrizione terapeutica, io sono illegale, se mi voglio curare con questa medicina, medicamento, anzi lo chiamerei, dal primo momento che decido di farlo. Io senza prescrizione posso fare tutto quello che voglio per avere questo farmaco, ma non è previsto dalla legge, io sono assolutamente legale. C'è a livello di importazioni c'è una burocrazia molto faraginosa, che adesso le cose sono migliorate, perché quando scrissi il primo libro non si poteva vendere in farmacia questo medicamento. 4 anni fa bisognava semplicemente aspettare che dopo aver avuto una prescrizione, torno a ricordare, bisogna inviare la propria prescrizione di società di stupefacenti a Roma, che prendeva il suo tempo per ultimare la prescrizione, e se io nel migliore dei modi possibili avevo i soldi per poterlo permettere, che è un discorso anche di prezzo purtroppo, quindi mancanza di prescrizione e tante volte mancanza di soldi, di figura. Diciamo che la legge non lo dice, però la prassi sì, la consuetudine, potevo arrivare a ordinare massimo la cura, considerato 1 grammo per giorno, perché questo non lo dice la legge ma lo dice la consuetudine, di un mese e mezzo, potevo arrivare a ordinare, sempre avendo i soldi, 90 grammi di cannabis. Nel frattempo, quindi dopo, dal momento che io uscivo dal mio gabinetto medico con la prescrizione in tasca, passavano circa 2-3 mesi
per avere il farmaco nel migliore delle ipotesi possibili. Io avevo 3 mesi di copertura e poi iniziava la cercare. Quindi in quei tempi, perché per quello che tempi io chiamo il sottotitolo fu il viaggio del mondo del farmaco proibito, perché effettivamente sulla carta, nella concretezza di tutti i giorni, per come era architettata la legge in quel momento, io avevo diritto legalmente a questo farmaco per 6 mesi su 12, come se negli altri 6 mesi il legislatore avesse supposto che io fossi guarito. E parlo comunque della migliore delle soluzioni possibili, quindi con una prescrizione e con i soldi per poterlo permettere. Oggi viviamo in un paese migliore, ripeto, e le farmacie sono state di grande aiuto, è stato previsto la distribuzione tramite la farmacia, è stato calmerato il prezzo, anche lì c'è da dire, perché adesso si vende a 9 euro al grammo e tanti farmacisti giustamente si sono lamentati del fatto che praticamente non hanno un ricarico commerciale, è giusto che sia visto che è un'attività privata, rispetto al costo al quale acquistano. E i farmacisti scandalosamente sono stati anche multati per, diciamo, se si vuole un'istigazione al consumo di stupefacenti, ma non si capisce se da un lato la legge prevede questo stupefacente come un farmaco, non si capisce perché allora il farmacista non possa dire che ne ha in disponibilità. Un problema che non esisteva 4 anni fa, perché era in un certo senso inimmaginabile, è quello gravissimo e scandaloso della mancanza di stock, della mancanza di disponibilità. Voi fate caso, adesso vi faccio vedere, ma c'è una bella tabellina all'interno del libro. Se vedete qua, 2013 è la prima edizione, sono le importazioni, no? Dal 2007 al 2016, 10 anni praticamente di legge che prevede e riconosce le potenzialità di questo farmaco. Nel 2013 importammo 21 kg dall'Olanda, nel 2016 abbiamo importato 243, cioè si parla di, nel giro di 4 anni, un decuplicarsi dell'importazione. Cosa succede? Che la nostra produzione nazionale, della quale dobbiamo essere assolutamente fieri, perché se vuoi o non vuoi siamo comunque all'avanguardia a livello europeo, e non arriva a produrre che 100 kg. 200 kg, 250 erano stati previsti dall'importazione dall'Olanda, e probabilmente voi non sapete che questi 250 kg sono stati pulverizzati nei primi 6 mesi dell'anno scorso, cioè da gennaio a giugno, quindi da giugno a dicembre i pazienti, come hanno raccontato nel consigliere, giustamente vagavano per il territorio nazionale cercando di recuperare questo farmaco, seguendo, ripeto, la parte legale, perché se no c'era sempre e c'è ancora l'ipotesi dell'illegalità, cioè di andare nelle piazze di spaccio, dove però è difficile, come dicevo prima, visto che le logiche della sanità non sono le logiche del profitto, trovare un materiale, un prodotto che si possa chiamare medicinale. Ecco. Io tra l'altro non banalizzerei troppo il discorso della piantina sul balcone, perché siamo d'accordissimo che nel migliore dei modi possibili i malati, tante volte magari sono persone allettate, persone in carrozzina, persone che tra l'altro magari non devono avere come priorità quella di imparare ad avere il pollice verde e a coltivarsi la propria pianta, siamo d'accordissimi, però c'è un grosso lasco fra il migliore dei modi possibili e l'Italia di oggi. Quindi è pieno di storie in questo libro che raccontano come, resistendo a prescindere da tutto, tante persone si siano trovate a dover coltivare la propria medicina, anche magari per scelta etica, perché per dire, magari dei siciliani mi dicono: io dai soldi alla mafia non me la sento proprio, preferisco coltivare la medicina, e per questo tante volte sono stati processati e anche arrestati. Quindi io se 4 anni fa conclusi il libro dicendo che bisogna abolire la fine giovanardi e innescare una produzione italiana, io quest'anno finisco, termino le conclusioni di questo libro dicendo:
bisogna assolutamente depenalizzare immediatamente le condotte di autoproduzione anche per fini terapeutici e aprire il mercato. Aprire il mercato perché un monopolista, che tra l'altro non è che è nemmeno colpa dei militari stessi, è colpa del fatto che a livello politico il ministro uscente della sanità ha voluto fare, a mio parere, entro con beneficio di inventare, però sono 4 anni che io parlo di queste cose, ho voluto fare piuttosto vetrina, ma effettivamente a livello di pecunia ha finanziato molto poco. E quindi i militari di Firenze fanno anche, da un certo punto di vista, i miracoli con i soldi, i finanziamenti che hanno ricevuto. Io faccio l'esempio, concludendo, di un paese assolutamente civile, si chiama Canada, un paese che ha la metà della nostra popolazione, un paese che oggi nel 2018, a parte che a gennaio hanno legalizzato tutto la cannabis, ma oggi stiamo qua per parlare di cannabis terapeutica, quindi un paese che nel 2018 ha già varato 3 generazioni di leggi che regolamentano l'usufrutto e il consumo di cannabis terapeutica, e un paese che, ripeto, nonostante siano la metà di noi, hanno venduto da aprile 2017 allo scorso dicembre 18.143 kg di cannabis per motivi terapeutici. No, cioè, stiamo parlando di 18 tonnellate in un paese che è la popolazione della metà di noi. Perché noi qua siamo qua, i nostri pazienti purtroppo sono scandalosamente a rincorrere i 450 e 500 kg. Questo per farvi capire le potenzialità che ha questa medicina quando viene messo il paziente al centro della politica sanitaria. Perché in Canada, dopo 3 generazioni differenti, quindi dopo la prima, hanno cercato di migliorare, hanno fatto la seconda, adesso sono la terza, a che punto sono arrivato? Se noi fossimo in Canada avremmo 3 possibilità per accedere a questo farmaco. La prima, ci si iscrive a un elenco di produttori autorizzati, che al giorno d'oggi sono 104 aziende private, quindi in regime di libero mercato. Chi fa la cannabis migliore al prezzo, il prezzo si abbassa e il paziente non può che trarne benefici. Dopo una prescrizione medica, questo è un combacio nel nostro paese, ci si iscrive a questo database e si sceglie la ditta che per noi fa anche vari propri, per noi la cannabis più indicata. Quindi ci si scrive a questo database e ogni mese via posta ci arriva la quantità prescritta dal nostro medico. E questa è la prima possibilità. Parliamo di 104 ditte a fronte del monopolio statale in Italia. Quindi libero mercato, 104 realtà contro una realtà monopolistica statale. E in Italia, vedremo quest'anno se arriveremo tramite l'aggiunta anche di un'altra terza ditta, perché sono gli olandesi, là ci sono i canadesi, e poi ci sono gli italiani, e vedremo si ispira alla somma di 500 kg, quindi con un produttore e 2 importatori, e là, come vi ho detto, ne hanno distribuiti 18.000 di kg, quindi 18 tonnellate. I clienti registrati a questo sistema di approvvigionamento sono stati contabilizzati a dicembre del 2017 269.502 canadesi. In Italia sono sicurissimo che anche noi avremo dei dati di questo tipo, di questo livello, solo che noi non li dobbiamo andare a cercare purtroppo all'interno non dobbiamo domandare l'ufficio stampa del Ministero della Salute, perché sono sottostimati, bisognerebbe fare una ricerca incrociata con il Ministero della Giustizia e tutte le persone che sono state processate per la condotta di coltivazione o perché trovate in possesso di questa sostanza per motivi terapeutici. Quindi ricordiamo che loro sono anche la metà di noi. Io ho l'ultimo dato che ho a livello italiano, sono circa 3.000-4.000 i pazienti che si curano con la cannabis, ecco, là sono 270. E, a parte questa soluzione, cioè iscriversi a questo sistema di ditte private riconosciute, sono 104, ma che aumentano costantemente. Io l'ultima
presentazione che ho fatto 3 mesi fa erano 88, nel novembre del 2017 erano 67, cioè non, chissà molto anglosassonicamente non c'è un limite massimo a quanto possono produrre, il mercato è libero ed è in costante crescita, tanto che adesso inizieranno a esportare quelle da noi, tanto che producono. E quindi o ci si iscrive a questo sistema di distribuzione o si può coltivare, cioè, perché? Per quello che io non banalizzerei il discorso della produzione domestica, perché un paese come il Canada ha ad oggi ha 12.957 persone autorizzate a coltivarsi la propria pianta. Perché? Perché sono molto pragmatici. Diciamo che nella seconda generazione, la terza generazione di questo tipo di leggi, lo Stato aveva detto, prima producevano praticamente monopolio pure loro, hanno detto apriamo al libero mercato, però togliamo la possibilità di coltivare questa pianta come facevano nella seconda generazione di questa legge, no? La Corte Costituzionale canadese si è imposta e ha detto no, Stato, tu devi lasciare comunque questa possibilità, perché ad oggi è comunque, per chi non se lo può permettere, il metodo di consumo più pragmatico, più semplice, che sicuramente possiamo dire, possiamo discutere quanto vogliamo, non è magari il migliore dei metodi possibili, ma è sempre migliore di avere quello che non poter permettersela e quindi non avercela proprio. Quindi un paese, secondo me, civile quanto il nostro, probabilmente in questo caso più civile del nostro, riconosce l'importanza della condotta di autocoltivazione per le persone che non si possono permettere. Non parliamo di 5 persone, non parliamo di 10 persone, non parliamo di 100, parliamo di quasi 13.000 persone a dicembre del 2017. Quindi o ci si iscrive a questa lista di 104 distributori, o si coltiva, ovviamente previa prescrizione medica. Tra l'altro è carino ricordare, è interessante ricordare che esiste semplicemente sul Ministero della Salute canadese un bellissimo convertitore che dice che a seguito di una prescrizione di 8 grammi dal proprio medico, se tu non hai soldi per comprarla dai produttori autorizzati e te la vuoi coltivare, tu metti per esempio, non so, 30 grammi ti hanno prescritto su base mensile, il convertitore ti dice sul balcone quante grammi devi fare per avere 30 grammi. C'è anche un altro logaritmo che ti dice se invece le vuoi fare all'interiore, cioè quindi con delle lampade, ovviamente il coefficiente cambia, e questo convertitore che si trova sul sito del Ministero della Salute ti dice quante piante ti puoi fare in interiore. Quindi per far capire che la condotta della coltivazione magari non è la migliore soluzione, ma non si può relegare a qualcosa di banale, perché anzi tante di queste persone stanno sopravvivendo grazie a quello. Sono varie storie di persone magari che vivono con una pensione di invalidità, e se nel loro paese, se nella loro regione, scusate, quella patologia non è riconosciuta, cosa devono fare? Coltivano. Stiamo arrivando alla fine. E l'ultima cosa che voglio dirvi, c'è un'altra terza possibilità in Canada, ed è quella di designare una persona terza che coltivi al posto tuo. E quindi ci abbiamo 3 possibilità. In Italia, come abbiamo ricordato, la possibilità è una, che è quella di seguire le regole, quindi avere una prescrizione che spesso non c'è, avere i soldi che spesso mancano, e se hai la prescrizione e se hai i soldi tante volte manca lo stock. Quindi, come dire, i nostri pazienti purtroppo tante volte scandalosamente rimangono nel buio. E direi che è arrivato il momento di salutarsi, quindi almeno se poi vogliamo fare due chiacchiere tra di noi molto volentieri, vi ringrazio per la vostra attenzione, che è la forma più pura e rara di altruismo. Grazie. Spazio per le domande, perché la libreria va a chiudere e giustamente bisogna rimettere a posto la sala. Vi ricordo solo che martedì prossimo alle 18 ci sarà il terzo libro del
ciclo, matricola 001, che è il racconto dell'auto-internamento da parte di un magistrato napoletano che si è internato all'interno di quelli che non ci sono più, cioè di un ospedale psichiatrico giudiziario per tre giorni, ne ha scritto un libro con fotografie che sarà il modo per parlare di una piccola rivoluzione negativa che è stata in Italia, che è stata quella della chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari che dall'anno scorso non sono più non esistono più in Italia, ci sono le REMS a 40 anni dalla legge 180 che viene ricordata proprio in questi giorni e con la legge ispirata da Franco Basaglia è appunto un modo di ricordarlo. Grazie a tutti, buonasera. Grazie.